Andare a fondo prima di tutto, nonostante lo sguardo sia rivolto alla cima, capire il presente come basilare passo per riorientarsi verso il futuro è uno dei leitmotiv che finora ha contraddistinto la rassegna Valli 400 in queste prime serate d'autunno. Prima ancora di chiedere risorse, di investire, di programmare, è necessario scavare sul piano sociologico, applicato alla gente e al tema della migrazione interna tra pianura e montagna e viceversa. Comprendere le ragioni e le motivazioni alla base della scelta di emigrare da una cittadina di media montagna come Valli del Vesuvio, ma anche cosa spinge a compiere il percorso inverso. Di che dire di abbracciare la vita di contrada o comunque di media altura o di intraprendere un'attività produttiva in questi territori, affascinanti, attrattivi e accoglienti, ma anche con peculiarità da conoscere ed accettare. È da questa promessa che si è mossa la volontà di un questionario ai cittadini, prima di tutto per raccogliere informazioni utili su cui improntare le future politiche locali sul tema dell'immigrazione e dell'immigrazione da e per valli, valide come raffronto per altri paesi analoghi che da un secolo ormai fanno i conti con lo spopolamento progressivo di centri abitati, frazioni, contrade e valli.